tutto a me, allora. Vi si tira la vita davanti. Stefano Gori dell'INGV, lo slittamento, l'abbassamento anzi di 20 cm del suolo nella zona dell'epicentro di Accumoli. Che cosa significa che il suolo si è abbassato di 20 cm? Perché a occhio nudo non si può vedere. No, diciamo non si vede, in sostanza noi ci troviamo nella parte centrale della catena appenninica che è costantemente soggetta a un'estensione, quindi si sta piano piano allargando e questo continuo allargamento determina dei collassi locali di alcune zone istantanei che avvengono, il cui scivolamento avviene lungo dei piani di scivolamento, appunto, che noi chiamiamo faglie, e questo abbassamenti, sprofondamenti improvvisi di porzioni del territorio determinano appunto i terremoti, e quindi noi abbiamo uno slittamento improvviso di una zona lungo un piano di faglia e quindi un abbassamento istantaneo di un areale di una certa entità in relazione alla magnitudine di un terremoto. A terremoti più grandi corrisponderanno sprofondamenti maggiori, a terremoti più piccoli corrisponderanno sprofondamenti più piccoli. Il terremoto nell'Emilia però causò un innalzamento di 12 cm del suolo. Sì, perché però là siamo in un contesto tettonico diverso, qui la catena appenninica si sta estendendo, là siamo sul fronte della catena appenninica settentrionale dove è ancora in atto la compressione, ossia le due zone si stanno ravvicinando, e questo ravvicinamento cosa comporta? Che una zona si sovrappone ad un'altra e quindi questo slittamento improvviso di una porzione di crosta sopra un'altra porzione di crosta lungo un piano un po' meno inclinato rispetto a questo determina appunto che una zona salga sopra l'altra e quindi determini un sollevamento. In realtà parliamo di enormi energie in gioco che si liberano, di energia elastica che viene accumulata dalle rocce soggette appunto in questo caso a una trazione che istantaneamente viene liberata, quindi è un'enorme energia in gioco che in un istante viene liberata e si dissipa piano piano, diciamo, durante il movimento liberando appunto queste onde che sono appunto il terremoto.